Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora andiamo subito con questo interattivo. Si tratta dell'approfondimento nei confronti della terza variante dell'interattivo che trovate linkato sul video. Ora non ricordo se in alto a destra o a sinistra. Comunque l'interattivo di cui mi avete chiesto in tante un approfondimento. Avevamo questo personaggio vincolato, c'era questa carta dove compariva appunto il diavolo, queste catene al collo e questa persona vincolata. Ci riferiamo quindi all'interattivo dove si parla di questa donna e come fa a trattenere, o uomo a seconda di chi siete voi. Come fa a trattenere a sé la persona a cui state pensando? E poiché ho, diciamo, tirato in ballo tre mazzetti abbastanza potenti a livello di interpretazione, cioè prendono a volte molto tempo perché hanno molte simbologie, soprattutto le carte, queste un po' più grandi che vedete sul fondo, e vorrei iniziare subito. Cercate di recuperare quindi tutto ciò che quell'interattivo vi aveva evocato. Focalizzate soprattutto i dubbi, non solo la persona a cui state pensando, perché quella l'avevate già individuata ascoltando l'altro video. Quindi focalizzatevi sulla risposta che non vi è giunta da quel video, riguardo al quale anche io ero titubante perché c'era un'energia molto brutta. In tante di voi mi hanno confermato che la situazione a monte è ingarbugliata, quindi fatto ciò, prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, fermate il video, vedetelo stasera, comunque sappiate, l'interattivo lo stiamo facendo, quando voi lo vedrete l'avremo fatto e io invece comincio subito e comincerà la variante gialla. Quindi spostiamo un attimo le carte delle altre due varianti e andiamo a vedere un po' dove andiamo a parare. Quindi noi chiediamo alle carte di darci delucidazioni sulla situazione. Questo personaggio è incatenato, è un personaggio che non riesce a svincolarsi, l'energia è brutta, c'è una persona che lo manipola e lo gestisce. Perché? Come? Quando? Allora, per questa prima variante sicuramente il contatto è stato un contatto di amicizia. Io credo che già questa cosa sia venuta fuori da una delle tre varianti dell'altro interattivo. Quindi qui c'è stato un avvicinamento all'inizio molto tranquillo, di amicizia, questa persona individuato, la persona a cui voi state pensando, si è presentata in maniera cordiale, normale, hanno iniziato a conoscersi e i primi contatti, quindi i primi tempi, comunque abbiamo due di picche qui, il che già per chi conosce un minimo le simbologie fa pensare. E questa carta capovolta ci parla di falsità, perché ve lo dico? Perché ogni carta contiene entrambe le energie. A seconda del verso in cui si presenta, è ovvio che una delle due è preponderante. In questo caso l'amicizia all'inizio e meno la falsità. Molto probabilmente con il passare del tempo la situazione si è ribaltata e come la situazione anche la carta ci avrebbe dato per l'appunto la falsità. Quindi questa persona ha avvicinato un individuo a cui voi state pensando sotto una maschera di amicizia, perché io credo che in realtà già avesse notato questa persona. E avesse già deciso, cioè non è andata lì in maniera neutra, ma è andata lì con l'intenzione di poi giungere in futuro, quindi con un piano di avvicinamento. Tant'è vero che se guardate bene c'è anche questa mano sulla spalla, che all'inizio di un'amicizia è anche un po' troppo confidenziale, a cingere e se vi ricordate, abbiamo detto che uno degli elementi che più ha colpito della carta di quella terza variante era appunto questo diavolo e queste catene al collo. E diciamo che questa carta mi fa pensare un po' a un antefatto di quella situazione. Un pochino prima di quella situazione siamo giunti come amici nel contesto di questo individuo, che una leggerissima resistenza l'ha anche posta, però d'altronde era in buona fede, perché quando ti si avvicina qualcuno e ti si avvicina ad amico, non è che tu subito vai a pensare male. Però la carta ci parla di circospezione, l'atteggiamento che questa persona quindi ha avuto all'inizio. È stato sì amichevole, come abbiamo detto, però un pochino di circospezione, cioè all'inizio un pochino, forse il dubbio è sorto anche in quella persona che qualcosa a livello energetico non andasse. Ma ciò non toglie
che comunque è rimasto a livelli inconsci, cioè è stata una percezione, un'intuizione che non è stata poi concretizzata in un comportamento, anche perché è umano immaginare quante volte vi capita di vedere una persona avere un'intuizione, poi cambiate idea, dite no, avevo sbagliato, poi passa tanto tempo e ritornate sull'intuizione e capite che invece l'intuizione era la versione corretta, l'interpretazione corretta di quel personaggio, di quella persona. C'è una persona che ha atteso. La persona che ha atteso, io credo sia stata colei o colui che adesso tiene incatenato l'altro personaggio di questa storia. E c'è stata un'attesa impaziente, non impaziente nel senso impaziente in senso positivo, ma impaziente proprio in senso negativo. Però, cioè, nonostante. Questo individuo che ora manipola l'altro aveva, come abbiamo detto, a monte deciso di ottenere quel risultato, si è studiato la situazione da lontano e ha avuto la caparbietà di attendere. Questo gli va riconosciuto. Vediamo un po' perché. Ecco, questa attesa deve essere stata, diciamo, nutrita, aumentata. Parliamo di imprevisto. Qui abbiamo il primo personaggio, vi voglio far vedere una cosa, guardate, perché poi le carte vanno interpretate anche tenendo conto dei colori per, diciamo, assegnare ruoli e personaggi. Questo personaggio, guardatelo un po', quello di prima. Nella seconda carta è lo stesso, vedete anche l'abbigliamento e i colori. Qui però abbiamo questo personaggio con una donna, probabilmente la compagna ufficiale, in un atteggiamento cordiale e ha il cappello sulla testa. È come se, e tutte e due hanno il cappello, la testa è molto importante. Quando nei dipinti vedete l'aureola, questo colore, perché comunque il pensiero, ma anche la parte spirituale, l'intuizione, ma anche la parte profonda e razionale, sono, diciamo, raffigurati di solito con dei cerchi sulla testa. Ovvio, qui abbiamo un cappello, però non andiamo a recuperare la forma circolare come simbologia. Qui abbiamo due persone molto simili, ma soprattutto queste due persone molto simili erano protette. In molte culture non si devono toccare le persone in testa, soprattutto i bambini. Diciamo, si trasmette impurità. Nel contatto con l'altra persona aveva il capo scoperto quando l'altra si è avvicinata. La carta è uscita così, però volevo solo farvi vedere che l'abbigliamento era lo stesso e parlavamo dello stesso personaggio. E questa carta ci parla di imprevisto, quindi molto probabilmente il rapporto che c'era a monte, con voi che state chiedendo era un rapporto solido, cordiale e forte, basato su delle fondamenta valide. E questa cosa ha fatto sì che i progetti della persona impaziente che stava lì ad aspettare abbiano richiesto molto più tempo di quello che quella persona aveva, diciamo, ponderato all'inizio. E questa cosa ha un po', diciamo, non è stata gradita dalla persona che ora sta manipolando colui o colei di cui stiamo chiedendo. Allora, questa carta in realtà solitamente è positiva. Una bella carta. Questo asso di quadri. Però, contestualizzandola, noi vediamo un personaggio, perché io vi ringrazio quando mi fate complimenti per le simbologie e le interpretazioni. A volte però qualcuno mi chiede, semplifica, però io devo essere sincera con quello che sento. Questa carta mi fa pensare a Don Chisciotte. Questo Don Chisciotte ha preso il via, ha seguito un sogno che però è anche un'illusione. Cosa vuol dire questa carta che solitamente è positiva? E soprattutto, vedete, si lascia trasportare, non va neanche a piedi. Questa persona, in qualche modo attirata dal primo individuo, la prima donna, il primo uomo, quello manipolatore per l'appunto, nonostante intorno avesse un contesto sano che aveva anche rallentato un po', diciamo, la coercizione da parte dell'altro personaggio, e alla fine ha scelto di andare e ha scelto di andare in buona fede. Don Chisciotte è in buona fede, però fa le battaglie con i mulini a vento, attacca le pecore scambiandole per animali feroci, cioè se n'è andato all'avventura. Questa avventura è un'avventura, cioè senza arte né parte, è andato perché convinto di fare bene.
Quindi comunque sia questo personaggio si è lanciato in buona fede, quello vorrei dirvi. Quindi adesso se comunque è trattenuto, è gestito, è manipolato, lo sta subendo. Lui non immaginava una cosa del genere. E infatti sì, abbiamo un personaggio comunque positivo, quest'uomo di cui stiamo parlando in fondo non è una persona che si avventura in storielle, rapporti extraconiugali e molto probabilmente è stato attirato con argomenti non tanto passionali, fisici, cioè non ci sono stati gli ammiccamenti del corpo. Lì c'è stato un grande lavoro della mente da parte di chi l'ha cooptato, ma in realtà deve esserci stata come una richiesta di collaborazione sul lavoro, di consiglio, di aiuto, di diventare colleghi, provare a partire al lavoro insieme, oppure un'ex moglie che si ritira dietro il partner, allontanandolo da una nuova compagna o un compagno, proprio richiamandolo al dovere di qualcosa di materiale. Qui c'è qualcosa di concreto, quindi questa situazione non muove da una storiella di seduzione, ma da un lavoro lungo a monte di questa persona che aveva puntato l'individuo a cui pensate e che ha saputo aspettare, nonostante tutto ha avuto pazienza pur sapendo che il rapporto con voi era solido. E abbiamo il re di spade. Allora, la domanda è, qui abbiamo una donna, perché questa carta io personalmente non l'associo all'uomo di cui stiamo parlando, poi giriamo anche le altre. Qui c'è una donna che ricopre un ruolo, e secondo me torniamo sul lavoro, un ruolo alto, importante, ma non è un manager illuminato, non è un imprenditore alla Olivetti, che voglio dire, è una persona spietata. Ecco, questa carta mi parla di una persona dura, rigida e spietata. In questo caso, che si potrebbe interpretare nella maniera semplice e banale con cui si interpreta un re di spade, quindi prendendo anche un uomo di una certa età, eccetera, eccetera, ma no. Il mio sentire è che qui abbiamo dinanzi una persona molto forte. È una persona ispirata ed è tagliente, ma è tagliente nel senso che nelle decisioni che prende, negli obiettivi che si dà, dà il taglio netto. Questa non è una persona elastica, con questa persona non si può ragionare. Cioè, questa persona ti impone le sue scelte, te le impone con la forza o con l'autorità di questa carta. E vi dico anche perché vi fa pensare alla donna dell'inizio, perché anche in questa carta, che a me ha richiamato tanto questo concetto, la persona a cui state pensando, guardate, è stata avvicinata nella simbologia da un personaggio dello stesso sesso, però qui più che dello stesso sesso è una persona molto simile, si potrebbero anche somigliare un po' fisicamente, ovviamente uomo e donna o non lo so com'è la storia, però potrebbero avere anche dei lineamenti o degli atteggiamenti molto uguali o lo stesso segno zodiacale o la stessa età. Qui c'è familiarità e comunque per questo vi dico che a me questa carta, che indica una figura maschile, in realtà mi riporta alla donna. E anche perché io ricollego e fondo insieme questi due significati: questa donna che attende e questo personaggio che qui mi compare dello stesso sesso. Nell'interpretare questa carta, a me, per come la vedo io, per come sento, si sono sovrapposte in una conferma, dove però la conferma è proprio in un elemento in più sul suo carattere. Quindi forza, coercizione e taglio netto sulle situazioni e imposizioni del proprio pensiero. Qui abbiamo una carta di armonia e di famiglia, di concretezza, che per spiegarla bene dobbiamo sicuramente girare la prossima e vi dico perché. Perché presa così potrebbe parlarci di due situazioni. O questa donna è andata ad interrompere un'armonia, e vediamo con la prossima carta, o questa armonia era il punto di partenza. Allora mi si conferma il fatto che potremmo parlare magari di una ex compagna. O sono separati o non sono divorziati, quindi andiamo a vedere un attimo. Allora, secondo me è una relazione passata. Ce lo conferma pure, anche, scusatemi, questo paggio, di coppe.
Che comunque la coppa è sempre il sentimento. Ci potrebbe essere il fatto del segno d'acqua, va bene, ma non credo che sia l'aspetto fondamentale. Qui il punto è che molto probabilmente questa persona deve ancora all'altra, o in passato ha sempre dato qualcosa, cioè, e quindi potrebbe confermarsi anche l'ipotesi di una coppia separata o con dei figli o con dei mantenimenti, comunque, o delle proprietà o un'azienda in comune. C'è un legame a livello di, il punto è questo, c'è cioè uno scambio di qualcosa, di materiale, di concreto, che però è basato non tanto sul contratto lavorativo, ma su un contratto figlio di un legame di sentimento tra i due. Quindi o c'era prima un rapporto comunque condiviso o nell'amministrazione di qualcosa o nella gestione o proprio nella proprietà, oppure quella non era l'ex moglie, l'ex compagno, una persona che ha avvicinato l'altro, come abbiamo detto prima, con la scusa di una collaborazione. Quindi c'è qualcosa che li lega da questo punto di vista e che ha sovrapposto anche sentimenti, perché comunque l'altra persona, di cui non sappiamo le motivazioni, in un modo o nell'altro è stata attratta da questo personaggio. Guardate un po'. Allora, qui abbiamo il mago. Abbiamo un personaggio che ci indica questa carta indica la partenza, anche l'inizio delle cose e la possibilità di fare cose tutte. Qui ci sono tutti gli elementi, c'è la sapienza, la conoscenza delle leggi dell'universo, ci sono spade, coppe, denari, bastoni, c'è tutto quello che serve al mago per poter fare le cose. Ecco perché, secondo me, ha a che fare con qualcosa che hanno iniziato insieme, o nel passato o poi nel futuro, cioè dopo di voi, o prima di voi o dopo di voi. Qui c'è stato qualcosa che queste due persone hanno cominciato assieme. Quindi, se anche è stato, che ne so, una collaborazione, non è che lui è subentrato su una cosa che lei aveva, no, lei l'ha avvicinato lui, a seconda che sia uomo o donna, per iniziare assieme una cosa, dal nulla. E qui poi mi servono un po' di vostre conferme. Andiamo a vedere un pochino perché. Allora, qui abbiamo una donna, un altro personaggio. Entra in scena finalmente il terzo. Direi incomodo perché qui è comodo, no scherzo. Qui c'è una persona che sa amministrare correttamente i beni, il denaro, ma anche i sentimenti, le relazioni. E io la ricollego a questa donna qui. Chi di voi sa percepire l'energia dei colori, anche dell'aura, perché anche gli oggetti hanno delle aure? Secondo me lo trova, la trova una somiglianza, ma anche nel modo in cui sono disegnate le espressioni dei volti. Guardate anche la posizione, perché quando io, quando, me lo chiedono spesso, no? Quando io ricollego i personaggi e cerco da mazzetti diversi di capire se c'è un richiamo, cerco di guardare se c'è qualche elemento proprio uguale o simile. Guardate la posizione del braccio in alto di entrambi questi personaggi, guardate l'espressione del viso. Ecco perché vi dico che questo è il terzo personaggio che entra in scena. Quindi adesso iniziamo a parlare di voi. La situazione a monte l'abbiamo un po' chiarita. Qui c'è una donna che sa attendere anche lei, ma non con la rabbia della prima carta dell'altra donna. Questa è una donna che sa attendere con le giuste maniere, i giusti modi e che sa amministrare. E vediamo un pochino cosa è accaduto. Allora, questa donna. Mi sa che stiamo parlando un pochino della situazione. Qua siamo tornati nel passato, ragazzi. Qui c'è stata una conoscenza. Probabilmente siete state avvicinate da lui. È entrato lui come straniero, appunto, nella vostra vita. Eravate comunque delle persone che avevano la loro quotidianità equilibrate. Non mancava nulla dalle persone. Probabilmente libere in quel momento. È stato questo personaggio ad avvicinarvi e ad entrare nella vostra esistenza. In maniera cordiale, e sinceramente da queste due carte io vedo un buon equilibrio tra le due persone. Qui
Quindi molto probabilmente prima che si verificasse l'allontanamento tra voi si andava molto d'accordo. Perché una cosa che io percepisco è che non c'erano litigi o grandi contrasti, probabilmente voi siete anche un pochino, diciamo, sbigottite, vorremmo dire, o comunque c'è qualcosa che non vi torna perché non ne capite il motivo. Ecco, sai, a volte una persona si allontana. Anche se non ti va bene la modalità o capisci che l'altro lo sta manipolando, lo attira a sé, però dici vabbè, in fondo avevamo contrasti, me lo potevo aspettare. No, in questa situazione non ce lo potevamo aspettare. No, questa è una coppia che andava bene. Era una coppia bilanciata e in realtà una coppia. Secondo me quest'uomo prima o poi si svincola comunque. Poi andiamo a vedere un attimo con le carte di Osho, anche un consiglio. Qui ci sono tutti gli elementi per vivere assieme, in che senso? Per condividere la quotidianità in maniera appunto equilibrata, perché abbiamo delle carte dove spesso le persone sono sedute su un trono. Quindi c'è un'energia buona di contesto, ma c'è proprio l'equilibrio, la tranquillità della postura di questi personaggi. E secondo me ci sarà comunque un ritorno. Qui abbiamo comunque re di coppe. Un personaggio qui lo interpretiamo per l'età un po' più avanzata del presente, che stringe comunque un bastone, una concretezza, uno scettro, una coppa, il sentimento, con la barba, cioè che ha maturato un'esperienza. Da questo ragazzo che arriva, e tra l'altro, se mi permettete, se vi fa piacere, guarda che ci andiamo a recuperare il cappello. Anche perché qualcuno mi potrebbe dire, ma tu l'hai interpretata, perché non l'hai interpretato come un nuovo uomo nella mia vita? Di chi sta chiedendo? Perché io sono andata comunque a cercarmi la simbologia. Un braccio comunque flesso e il cappello. Che è molto più simile a quello di lei, però vabbè, non andiamo proprio a cercare di identità di tutti i punti, capito? Quindi, secondo me, questo sbarbatello, dopo questa esperienza, tornerà realizzato e questa barba mi indica un'esperienza maturata. Sì, ragazzi, guardate, oh, ragazzi. Noi abbiamo forse chiarito le modalità in cui quella persona, l'altra, l'ho avvicinato e che c'era un progetto comunque alle spalle per tenerlo a sé. E adesso probabilmente è ancora vincolato, quello sì. Prima di indagare oltre, però l'esito è questo. Abbiamo la croce della vita, abbiamo il cigno, che comunque è fedeltà, e abbiamo l'asso di coppe, abbondanza ed acqua, il sentimento. Quindi comunque le tempistiche non le possiamo dire perché non sono comunque venute fuori. C'è la tempistica molto difficile, ma qui nello specifico non è venuto fuori proprio nulla sulle tempistiche. Però sì, guardate ragazze, io dico ragazze perché immagino che siate voi. C'è la papessa, c'è il 2 che è la coppia. E comunque sia, io vedo un ritorno. Questo rapporto ricomincerà e riprenderà meglio di prima. Se voi, al di là di Iside, cercate in ambito filosofico la parola aletheia, la verità. L'aletheia è la verità svelata, senza velo, nuda, che si mostra. Quindi, secondo me, voi riuscirete a capire cosa è effettivamente successo. Qui avete le chiavi per risolvere l'enigma e avete come una sorta di mappa per riuscire a farlo. E poi la papessa è la saggezza, la conoscenza. E questo velo, secondo me, cadrà. In questo momento c'è qualcosa che non vi torna. Però riuscirete, secondo me, a venire a capo di tutta questa situazione. Alla fine lui torna. Poi starà a voi decidere se tenervelo o no, o se recuperare il rapporto. Però diciamo che per sommi capi l'energia non è male nella vostra coppia. Ora vediamo un attimo cosa ci dicono le carte di Osho. Queste le mischiamo sul momento. Un consiglio per voi, ecco, un consiglio per voi per
sbloccare o comunque semplicemente affrontare questa situazione. Ci prendiamo tre belle carte, ce le andiamo a scegliere. Vediamo un po'. Vediamo un attimo, ne prendiamo un'altra perché qui non si ferma il discorso. E niente, noi stabiliamo tre carte, poi le carte vogliono parlare. Allora, è certo. Voi potete fare una cosa. Potete recuperare lui riconnettendovi con la sua interiorità. Sembra una stupidaggine, però come lui è stato cooptato da un pensiero molto forte, dall'altra donna, dall'altra persona, uomo che sia, vuol dire che è una persona molto aperta alle percezioni. Lui può sentire anche voi. Magari in questo momento si è interrotto il collegamento, oppure c'è qualcosa che frena anche voi. Guardate, tutte e due le carte ci danno una persona che si libera con le braccia in aria, tutte e due hanno le braccia sollevate e si riconnette alla sua energia cosmica, al suo plesso solare, alla sua spina dorsale, ai suoi chakra. Apertura e ricettività. Perché la situazione verso la quale dovete aprirvi è quella che lui sta vivendo, perché probabilmente sarà anche malinterpretata perché avete sofferto. Dietro ci sono dei sotterfugi, qua si parla di giochi politici, ma ci sono dei sotterfugi che confermano il fatto che l'altra persona si è presentata con una faccia e ne aveva un'altra. E abbiamo comunque una persona astuta, manipolatrice, ha confermato. Che è riuscita, guardate, quello che ho detto io prima, secondo me, a creare un collegamento con la mente di questo personaggio di cui voi chiedete. È riuscita a afferrarlo magneticamente con il pensiero, comunque lo ha condizionato con il subliminale, con la magia, quello che vi pare, non lo so, perché più che un rito fatto da altri, qui è proprio una persona carismatica e negativo. Vedete, lo ha mandato in confusione. Infatti avevamo un Don Chisciotte all'inizio, vuol dire che lui si era avvicinato comunque in buona fede. Voi dovete giocare sullo stesso piano di questa persona, la dovete combattere con il pensiero energeticamente e dovete concedervi questa possibilità, cambiare punto di vista sulla situazione. E questo cambio di visione è tanto in voi e quindi è un consiglio a spingervi ad agire, a collegarvi mentalmente, a parlare mentalmente con la persona che volete indietro, tanto per lui, perché lo porterà a uno sblocco, a una liberazione che sia vostra che sua. Perché comunque secondo me siete anime abbastanza collegate. C'è un buon contatto tra di voi. Infatti anche la carta all'inizio dava l'armonia. Avevamo una coppia comunque armoniosa che poteva benissimo andare d'accordo e che ha tutte le carte in regola per durare. Bene, abbiamo approfondito la prima variante, la gialla. Andiamo a vedere un po' nella variante rossa che situazione abbiamo. Perché carte? Questa persona, com'è la situazione? Come fa a tenerlo vincolato a sé? Perché lo vuole vincolato a sé? Allora, abbiamo una persona profondamente sola. Quindi andiamo a vedere anche perché io ripeto, spesso si fanno queste domande, però poi magari, sebbene il rapporto con noi era buono, anche in un altro tentativo è capitato, magari si incontrano due anime karmiche che hanno, diciamo, nel destino di passare insieme solo un tot di tempo. Quindi noi vediamo l'allontanamento del nostro compagno, perché non è la nostra anima karmica, ma è solo la nostra anima compagna di questa vita, che deve comunque fare quell'esperienza. E poi magari tornare a noi, lo perdoniamo, oppure non lo perdoniamo. Però è diverso. Questi sono quei contesti che io giustifico. Giustifico nella misura in cui quando si risvegliano quel tipo di sentimenti, quel tipo di amore, lì non ci sono né santi né madonne. Lì c'è proprio l'incontro karmico, è inevitabile, tanto poi alla fine gli dà un momento di piacere totale, di fusione, ma poi gli dà una tristezza, una sofferenza nell'allontanamento che chi non l'ha vissuta questa esperienza non può immaginare. Qui abbiamo una persona molto sola a monte, che ha avvicinato la vostra quotidianità. Anche qui avevamo un contesto bello che è pronto. Poteva esserci la famiglia, quindi anche i figli, comunque c'era la casa, c'era la stabilità economica, materiale, c'era tutto. Quindi quel personaggio solo guardava da lontano la sua povertà rispetto alla vostra ricchezza. Si sentiva, guardate come sta riflettendo, con questa mano sulla barba, come a dire,
a ponderare il vostro contesto. Ora vediamo se questo personaggio è positivo o negativo, perché ancora non lo sappiamo. Quindi se è una persona che è venuta a depredarvi di qualcosa di prezioso per voi, o se è una persona che ha desiderato e per destino aveva, diciamo, aveva per sé il fatto di poter raggiungere quello che ha desiderato. Comunque vi osservava da lontano. Osservava da lontano senza cattiveria, riflettendo, guardava la vostra vita, guardava questi personaggi e rifletteva anche su se stesso. Guardate, ve l'ho detto, cioè, vedi, le carte sono meravigliose. Vi guardava da lontano, un lontano che però permetteva comunque una visione e vi scrutava. Qui c'è proprio il ragionamento. Qui abbiamo la mano sulla barba. A riflettere, la mano sulla fronte, a focalizzare, a focalizzare. E guardava verso questo castello. Perché però questo personaggio? Allora, percepiva un senso di superiorità, ovviamente non la sua. Contrastano le prime due carte tra la povertà e la ricchezza. Quindi forse ha iniziato a immaginare come potrebbe essere la mia vita se io fossi, che ne so, al posto della moglie di quel re o al posto del re di quella regina? E probabilmente ha cominciato a ipotizzare la sua situazione. Quindi abbiamo una persona che prima di entrare in scena ha cominciato a visualizzarsi in scena prima di agire. E comunque anche questa è una persona che si è presa i suoi tempi e non ha agito in fretta. Allora, abbiamo una persona con questa carta a cavallo che decide quindi di agire. Quindi anche qui le prime carte ci dicono solo: questa persona vi osservava da lontano, vi scrutava e ragionava, faceva dei paragoni, percepiva una superiorità in voi nel vostro contesto, che ne so, più intelligenza, più ricchezza, più benessere, superiorità a livello di sentimenti, qualcosa di più che lo ha attirato e ha fatto sì che si mettesse in viaggio in direzione vostra. Vostra e dell'altra persona, ovviamente. Probabilmente quello che vedeva era il benessere economico e ve lo confermo da questo asso di denari, che poi ci richiama tanto anche il benessere che abbiamo visto nella carta con il re, la regina e il principino. E anche perché la situazione di partenza qui era di povertà, abbiamo una sorta di mendicante, sembrerebbe seduto lungo la strada. C'è stato un ragionamento di tipo economico. Eh sì, allora le cose che si, diciamo, che fino adesso questa variante ci conferma è che c'era un contesto familiare anche qui, anche da questo mazzetto è ribadito. Ci sono i figli, c'è la coppia, c'è il sentimento, il benessere, c'è una persona esterna, lontana che osserva, una persona che ambisce a entrare a far parte di questo contesto e che poi all'improvviso si dà, va. Vedete? È come se questo mendicante all'improvviso si fosse alzato. Guardate che energia triste ha questa carta, sebbene sia una carta di coppe e quindi anche di sentimento. Ma qui c'è un sentimento triste, malinconico. Si appoggia comunque a questo bastone. Abbiamo la luna, abbiamo le illusioni, abbiamo una persona che si incammina. Questo mazzetto fino adesso ci sta confermando solo le simbologie delle carte di prima. Questo comunque è incamminarsi. Questo dirigersi verso quel qualcosa che prima stava guardando da lontano. Eh sì, questa persona ha desiderato mettersi al vostro posto. Non l'ha fatto neanche per cattiveria nei vostri confronti, guardate. Questo era il suo desiderio. Questo passaggio dallo star seduti così allo star seduti così. Che per lui era semplicemente riuscire a raggiungere questa condizione qui. Vediamo un po' perché. Questa è una persona che nella vita non è che, perché la carta del mendicante non ci parla proprio di un povero, 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 cioè non è quello, è più un mendicante come percezione sua. Ecco perché è uscita la carta in cui lui si sente inferiore perché sente superiori gli altri.
È una persona che nella vita probabilmente per ottenere quello che ha ottenuto l'ho dovuto fare con tantissima fatica. Magari gli altri impiegavano un'ora per un risultato, lui per lo stesso risultato, pur essendo magari più preparato, più competenze, tutto quello che volete, impiegava molto più tempo. Probabilmente è una persona che ha maturato un sentimento di risentimento, scusate il gioco di parole, ha maturato una percezione di risentimento nei confronti del contesto. Potrebbe essere una di quelle persone che vuole fare la lotta di classe a prescindere, contro il padrone, contro, che ne so, le banche, contro chi ci controlla economicamente. Cioè una persona insoddisfatta. Ma lo sarà sempre, una persona veramente insoddisfatta, non cattiva di base, ma insoddisfatta, che invidia il contesto, la felicità altrui, l'armonia altrui. Cioè, questa persona è entrata nella vostra vita, ma avrebbe potuto benissimo entrare anche nelle vite degli altri, non è quello. Lui ha visto un contesto che gli piaceva, ha immaginato se stesso in quel contesto e ha fatto di tutto per sostituirsi al personaggio che lui voleva appunto interpretare in quel contesto. Guardatemi, confermo. Eh sì, perché vedete, la munificenza torna, tutto ruota intorno a questa questione dell'avere, del denaro, della proprietà. Guardate anche l'abbigliamento di questa donna e come quest'uomo nel mezzo è regale. Qui abbiamo un abbigliamento normalissimo, non è quello il punto. Si può vivere benissimo anche col poco che si ha, se è onesto, cioè quando non ti senti inferiore perché sai che siamo tutti uguali con le esperienze diverse. Non c'è bisogno di mostrarsi così, con munificenza. Invece, per questo personaggio, uomo o donna che sia, l'apparenza è molto importante. Ma è schiava di questo pensiero questa persona, eh? Non vive bene, non vivrà mai bene, perché questa è un'eterna insoddisfatta. Cioè, magari prende le cose, le lascia, prende, le lascia, perché vuole sempre una cosa in più. Se fa il Ferrari, poi vuole il Lamborghini ultimo modello, non lo so quale costi di più, però, per capirci. E fa di tutto per ottenere quello che vuole. Si lancia, vedete questo combattente. Qui prima la carta è venuta a testa in giù, però ve la voglio far vedere solo nel disegno. Comunque questo stare a cavallo, al galoppo e che si lancia con il braccio alzato, si lancia. Guardate come regge. Bellissime queste carte. Guardate come in entrambe, con una stessa mano nel disegno, tiene le briglie e con l'altra comunque ha la mano alzata. Come un copricapo molto particolare. Comunque i copricapi rappresentano sempre una sorta di autorità. Io non ricordo in quale epoca, comunque a seconda del copricapo che indossavi, riconoscevi anche lo status sociale, per capirci. Quindi questa è una persona che ha visto quella situazione, ha deciso al galoppo di andare lì, cioè di ottenere quello che desiderava, quello che voleva. Allora, probabilmente deve essere stata anche aiutata nel fare quello che ha fatto. Da qualcuno che però era ignaro. Qui è qualcuno che era all'oscuro. È stato chiamato in aiuto, sostegno qualcuno. Hanno combattuto la stessa guerra. Questa persona, un alleato, un amico, un conoscente, gli ha dato un aiuto. Però probabilmente le motivazioni con cui è stato chiamato non erano quelle vere, quindi questa persona si è agito per aiutarlo ad ottenere il suo risultato, lo ha fatto senza sapere a cosa lui realmente stesse mirando. Eh sì, ed è riuscito a raggiungere il suo scopo e è riuscito ad interferire, guardate, vi confermo l'alleanza perché non è una persona che ha agito da sola, guardate, e ci torna anche il cavallo o comunque il condottiero. E è riuscita a vincere nella misura in cui è riuscita a prendersi la persona che aveva preso di mira, ma non tanto per la persona in sé, questo voleva il contesto in cui questa persona vive. Abbiamo visto, mamma mia, scusatemi, ma è avvincente questa variante. È ambizione, cioè, io non servo. Guarda, il mio ruolo, perdonatemi se vi do del tu al plurale, al singolare, il mio ruolo è veramente semplicemente pescarle queste carte con tutta la buona fede, di riuscire a prendere quelle che ci vogliono parlare. Ma voi siete in grado tranquillamente di capirlo da voi. Io ne sono certa, perché poi ciascuno di noi risuona all'interno con ciò che vede, le risposte sono dentro di noi. Il combattente, l'alleanza, la conquista e l'ambizione. Cioè, è una persona insoddisfatta, manipolatrice, menzognera,
La sua povertà non è solo economica, non è tanto, è un povero di spirito, è uno che ragiona tanto per ottenere gli obiettivi. Beh, anche per questa seconda variante credo che stiamo un pochino delucidando la situazione rispetto all'altro interattivo, dove non si capiva bene. Vediamo un pochino il consiglio per voi per affrontare questa situazione, nel caso voi vogliate mettervi o l'anima in pace o riportare a voi la persona che è stata comunque conquistata e legata e vincolata. Non è una cosa che riuscirete a fare subito, ma dovete contare solo su di voi. Vediamo un po' dove andiamo a parare. Allora ragazzi, guardate, no, ragazzi, probabilmente il fatto che non ci sia comunicazione e che si stia a distanza spiega anche il perché della risposta che le carte ci danno, perché anche qui innanzitutto a voi è chiesto di rallentare, di avere tanta pazienza, perché questa situazione adesso non si sblocca. Dovete agire da voi, solo sulle vostre forze, come questa tartarughina che ha tutto con sé, la sua casetta che si porta dietro, cioè anche voi dovete contare solo su di voi. Vi dovete collegare con la vostra coscienza, perché anche in questo caso l'unico lavoro che potete fare è con il pensiero, dovete riconnettervi con il pensiero a lui. Infatti la carta della fonte ci suggerisce questa cosa, sia di connessione con il nostro spirito, il nostro profondo, che entrare in connessione con l'altra persona attraverso i corpi sottili. Lo dobbiamo involontariamente spingere a livello energetico a fare un confronto, a valutare la situazione attuale in cui vive con la situazione che ha lasciato, da cui siete state spodestate. Lui deve rendersi conto di questa cosa, ma lo deve maturare dentro di sé, allora poi forse si sblocca la situazione, però a voi è richiesta tantissima pazienza, questo è un parto lungo. Qualcosa accadrà anche nel vostro caso, nella prima variante per me lui torna e la storia recupera tutto quello che, diciamo, era andato, sembrava compromesso. Per questa seconda variante ci vuole un pochino più di tempo. I risultati poi magari del suo tornare non lo so perché da qui non riusciamo a leggerli, però dovete lavorare di corpi sottili. Terza variante. Andiamo a vedere un po' com'è la situazione qui. Perché questa persona lo ha cooptato e come fa a tenerlo a sé, come sta la situazione? Oh, beh, mi fa piacere che in tutte queste varianti il soldo, diciamo, che ha avuto il suo ruolo. Anche qua abbiamo una condizione di agiatezza, quindi il contesto di partenza è un contesto di benessere. Qui abbiamo una donna, comunque abbiamo dei cani. Una situazione secondo me anche di fedeltà, cioè la situazione che è stata compromessa, la vostra, era una situazione tranquilla, quotidiana, dove a voi non sarebbe mai venuto in mente che da lì a poco sarebbe successo quello che poi effettivamente è successo. Fedeltà, benessere, tutto diciamo nella norma, tutto regolare. Eh sì, vi confermo il benessere, qui c'era più benessere di tutte le varianti in questa. Tutte e due, sia l'uomo che la donna. Qui abbiamo una condizione equa. Scusatemi. C'è il denaro e c'è l'agiatezza. È ovvio che già questo è un bel contesto per attirare l'attenzione di qualcuno. Allora abbiamo il gioco, che con l'agiatezza potrebbe farci pensare. Magari è successo qualcosa, un inconveniente che ha portato a delle perdite, ma potrebbe anche voler dire no, queste sono delle ricchezze acquisite in maniera molto veloce. Questa agiatezza e questo denaro sono arrivati da degli investimenti fatti bene, dal gioco, da un'eredità. Quindi potrebbe essere che magari prima avevate una vita normale e poi all'improvviso avete avuto una vita migliore di quella di prima. Questo potrebbe aver attirato l'altro personaggio, vediamo un po'. Perché vedete che qui abbiamo comunque tre persone adesso in ballo, eh? C'è un individuo in più. Allora, la gravidanza, che al contrario ci dà l'eccesso, ci parla comunque di... allora, il punto è questo.
ci fa pensare che questa ricchezza, questa condizione di benessere sia stata veloce, improvvisa e da un certo punto di vista sia avvenuta e si sia poi sgonfiata come una gravidanza, cioè ha avuto una preparazione, un parto e poi è andata a diminuire, se la vogliamo legare anche con la carta del gioco. Quindi potrebbe esserci stato innanzitutto un'ottima condizione, all'improvviso c'era stato un benessere, una ricchezza, qualche cosa ha fatto cambiare nuovamente le carte in tavola. Si è sgonfiato quel benessere, quell'agiatezza, probabilmente questa coppia era tornata in una condizione di normalità. Oppure no, anche peggio, sì. Allora ragazzi, qui c'è stato questo come contesto iniziale che potrebbe aver portato all'allontanamento o comunque all'introduzione all'ingresso dell'altra persona. Qui c'erano soldi, c'era tutto. Ora, come l'avete ottenuto, non lo so. Appunto, eredità, quello che sia. Qualcosa è successo, investimento, gioco, oppure l'avete prestati a questa persona, oppure questa persona è riuscita a averli, che ha fatto sì che tutta questa agiatezza poi si sgonfiasse. Cioè, qui potrebbe anche essere stata una sorta di aborto, nel senso, questa non è una gravidanza positiva perché porta al pianto, e questo è un pianto accorato. E qui abbiamo una donna che prima aveva una corona, adesso ha un cappellino normale, quindi una condizione, dietro aveva un castello, qui ha un paesetto, si vede una chiesetta, cioè da una condizione 10 si è passata a una condizione 6, per dire. Questo potrebbe aver portato a incrinare i rapporti nella coppia. Da qui deve essere entrata in ballo una persona, forse un segno di fuoco, comunque un personaggio carismatico, giovane o giovanile, energico, energetico, quindi anche con carisma e con vibrazioni a livello di corpi sottili percepibili in maniera facile, concreta. È entrato con irruenza nella vostra vita. In questa condizione di negatività e di problemi da affrontare è entrato questo nuovo personaggio. Magari vi ha dato anche una mano, entra comunque con un bastone, nel senso che vi ha dato una mano a livello di concretezza, a livello materiale. Eh sì, e molto probabilmente deve essere scattato qualcosa con uno dei due soggetti da cui siamo partiti. Qui ci dà la donna, ma potrebbe anche essere l'uomo. E abbiamo le coppe, abbiamo i sentimenti, abbiamo i bastoni di irruenza, quindi qui deve esserci stato. Lui arriva sul cavallo, quest'altro personaggio è seduto, quindi una persona che si è spostata verso questo personaggio che era lì, che ha visto arrivare questo cavaliere di bastoni. Vediamo un pochino cosa è successo tra i due. Abbiamo la giustizia. Abbiamo comunque una decisione netta. Allora, poi vediamo un pochino con le carte di dopo, perché sono titubante tra due possibili interpretazioni. Io vi do la prima. Una decisione netta, calcolata. Cioè, qui avevamo una condizione che oramai era andata male. Da una condizione buona si era passata a una condizione peggiore. Che succede? Ti entra in scena questo personaggio, irruento. O magari piacente, bello, giovane, tutto. Io che sto lì con una mia coppetta in mano, probabilmente vuota, e mi faccio due calcoli. Cioè, qui la giustizia vuol dire proprio con il bilancino. Sto lì e mi faccio due calcoli e decido di fare che? Me ne vado. Cioè, lascio l'altro, cioè voi che state chiedendo nella sua situazione di guai, io prendo e me ne vado con lui. Questa è l'interpretazione per me più plausibile. Sicuramente, ne ve la confermo. Guardate cosa torna. Eccoci qua, come ci siamo incatenati. La carta da cui è partito l'altro interattivo. Eccolo qua. Guardate un po'. Qui ci deve essere stato comunque un legame molto forte a livello sessuale. Si sono trovate queste due persone. E l'altra semplicemente si è fatta due conti. Ha preferito andarsene. L'unica cosa è che sono rimasti incatenati l'uno all'altro. Ora io credo che qui, a questo punto, andiamo avanti, la catena sia reciproca. È l'unica variante in cui, vincolata è rimasta anche l'altra persona che era entrata in scena. E
Sì, e qui è una. Questo vincolo è un tornaconto economico. C'è la sessualità, ma c'è il fatto che si sono scelti perché l'altro ha abbandonato una situazione, un contesto difficile in cui avrebbe dovuto prendere magari delle decisioni, in cui avrebbe dovuto assumersi delle responsabilità anche nei vostri confronti, semplicemente ha preso e se n'è andato. Probabilmente si è portato via anche quelle due o tre cose che aveva con voi. Ha fatto la vittoria di Pirro. Abbiamo la vittoria. Cioè, praticamente cosa ha fatto? Adesso dico sempre, mi ricorda la Champions League, questa coppa. Sembra una carta da partita. Questa persona si è tolta la corona, si è tolto la corona, cioè si è liberato del legame con l'altro partner, con voi che chiedete, cioè si è tirato fuori dallo stesso ruolo. E se n'è andato. Ha preso e se n'è andato. Abbiamo le coppe. Questo è un contesto di sentimenti. Una persona che sta come calpestando una bandiera, sta come calpestando comunque un vessillo. Si toglie dalla testa qualcosa, perché il gesto qui potrebbe essere sia che lo sta mettendo sia che lo sta togliendo. Ma a me mi viene il primo dei due possibili significati. E se ne va, semplicemente se ne va, proprio nella maniera più banale, stupida e fetente del mondo. Prende e vi saluta. E lui è convinto di aver fatto bene. Anzi, ecco perché qui il legame non si sblocca nelle tre varianti, perché questi sono fatti direttamente l'uno per l'altra, perché sono beceri tutti e due, se mi passate il termine. Sono miseri. E il legame che hanno è una catena, non è un legame di vizio, di dipendenza. Vi ricordate all'inizio che vi ho parlato della fedeltà? Faccio vedere che a me era richiamata anche da questi cani, perché il cane comunque tra le tante simbologie e significati è uno degli animali, se non l'animale più fedele in assoluto, all'uomo soprattutto. Quindi è una persona che non è legata a sé per sangue, ma una persona che lui sceglie di amare. Questo è il tipo di fedeltà di cui parlo. Voi siete rimasti così, questa carta mi ricorda voi. Voi siete rimasti al vostro posto, con il vostro bastone, il vostro scettro, fedeli. Non è, questa disarmonia non è stata causata assolutamente da voi. Voi l'avete subita e siete rimasti a guardare. Con la vostra fedeltà, e anche i cagnolini vi guardano come a dire, vabbè, e adesso che facciamo? Voi siete rimaste così. Avete visto crollare tutto, vi siete trovati in tanti guai. Dovevate fare squadra in quel momento, lui che fa? Prende e se ne va. Cioè se ne va nella maniera peggiore in cui avrebbe potuto fare una scelta del genere. E vi ha lasciato lì. Allora ragazze o ragazzi, qui il punto è, lui rimane incatenato, ora vediamo le altre carte. Voi avete una possibilità di riscatto. Se voi riuscite a svincolarvi da questo sentimento di una sorta di stordimento in cui vi ha lasciato, se riuscite a riprendere in mano la vostra vita così, a armarvi nuovamente di volontà, voi riuscite a recuperare tutto quello che avete perso. Probabilmente lo avete già fatto, ma con il duro lavoro voi riuscite a recuperare quello che prima magari vi era arrivato in maniera molto semplice, molto facile. E questa volta riuscirete ad amministrarlo in maniera migliore. Però vediamo un po'. Sì, voi avete tutte le carte in regola per recuperare la stabilità e la tranquillità, per andare avanti, per cominciare una cosa nuova. Nella vostra vita arriverà sicuramente qualcosa di bello. Non è lui che torna, è proprio tutta una situazione nuova che si presenta, però questa volta sarà un qualcosa che arriverà per rimanere, cioè se mentre prima tutto quello che avevate conquistato è stato anche perso. Qui tutto quello che avrete frutterà dal vostro lavoro, a voi rimane e sarà anche lievito per il futuro, per tutte le realizzazioni future. E infatti, le vostre imprese, per tutte le vostre realizzazioni. Per voi c'è un futuro positivo, lui resta vincolato, è stato un codardo, sì, è stato un codardo. Però in questa situazione di difficoltà che avete vissuto, anche con il suo comportamento, lui si è mostrato per quello che era, per quello che è realmente.
È che voi probabilmente non l'avevate mai considerato sotto quel punto di vista e quindi siete rimasti veramente in quel modo. Vabbè, il vostro suggerimento dalle carte si è presentato da sé. Vediamo un po' come ce ne andiamo a interpretare. Allora, vediamo. Prendiamo le due carte negative e le due carte positive. Non avendole estratte noi, non abbiamo un vero e proprio ordine, andiamo per concetti. Sicuramente, il vostro modo di aver, diciamo, subito questa situazione all'inizio è stato quello appunto di subirlo e, avete accusato il colpo, vi ha buttato giù e sicuramente vi ha fermato, cioè voi vi siete tirati fuori da tutti i vostri interessi, vi siete fermati ma in senso di come se fosse una convalescenza, ce l'avete messo di tempo per riprendervi e forse state realizzando adesso, perché comunque voi vi siete dati la colpa all'inizio di quello che era successo. Avete magari pensato nella vostra mente mille scenari possibili. Dovete, secondo me, molto probabilmente avete anche sofferto di fisicamente non siete riusciti a dormire bene, a vivere bene, a mangiare bene dopo il fatto. Voi avete accusato molto molto il colpo a livello soprattutto fisico, non ve ne davate ragione a livello di pensiero, ma a livello fisico l'avete accusato tanto. Quello che dovete fare voi però è recuperare, come vi ho detto, la creatività, rimettervi al lavoro, coltivare perché il futuro sarà positivo e roseo. E questa carta anche della partecipazione ci fa pensare appunto che quei frutti che verranno saranno poi condivisi con una famiglia o quantomeno con una realizzazione umana, materiale e spirituale. Ce lo confermano anche le altre carte. Quindi ragazze, io spero che voi possiate, al di là del significato che ho dato io, con queste indicazioni in più, riuscire a focalizzare meglio la vostra situazione. Spero di esservi stata utile con questo interattivo. Mi scuso con quanti stanno aspettando il loro interattivo, comunque sto seguendo sempre l'ordine, però sappiate, ripeto, nei primi 2 giorni in cui gli interattivi gratuiti sono stati annunciati, ne ho ricevuti, non mi ricordo, 83 o 87. Ho fatto solo 41 video fino adesso con tutta la buona volontà, quindi potete capire voi quanti ne sono arrivati anche dopo e quanto tempo c'è da aspettare. Me. Però cercherò di farli nel migliore dei modi, anche perché per me la priorità è connettermi in maniera sincera con la mia percezione interna, non fare più interattivi possibili per avere più visualizzazioni, non è quello importante. Io vi ringrazio e aspetto i vostri commenti e spero che magari siamo riusciti un pochino a risolvere qualcuno dei vostri dubbi. Un bacio.